Un altro aspetto brevemente, e poi se siamo tutti d'accordo approfitterei della presenza del direttore del conservatorio in sala, magari per aggiungere un tema, un argomento, e di alcuni consiglieri, alcuni dei quali peraltro sono anche operatori musicali di questo, culturali di questo territorio, per sentire anche la loro opinione senza nulla togliere. Molto più varie. Molto più varie. Penso che quasi tutti hanno presenze significative tra i candidati consiglieri. Io volevo introdurre, come dire, allargare la riflessione che avevo tentato di fare all'inizio. La questione è sicuramente quella di avere uno spazio, di averlo magari in ordine, ma la questione è sempre quella di inserirlo in un quadro che prima definivo di contesto. L'attenzione alla musica è sempre stata un po' un'attenzione verso l'iniziativa musicale che è necessaria in quel momento, perché c'è bisogno di un po' di musica d'estate, perché c'è bisogno di far suonare dei giovani strumentisti, e quella che è mancata sempre è una visione di quelle che sono le potenzialità in termini economici, sociali, di sviluppo culturale di una comunità, di immagine complessiva di una città che sia della musica, non soltanto all'interno di un festival che viene portato avanti a fatica dal sociale da molti anni e che parte da idee che in qualche modo mi vedevano parte di quel progetto, ma di una città della musica che sia della musica completamente. Allora, uno degli aspetti centrali, e lo dico da insegnante di conservatorio che insegna dall'89, è il lavoro, l'occupazione. In questa città, diciamo chiaramente, non ci sono posti di lavoro per musicisti, o se ci sono, sono posti occasionali, più delle volte sottopagati. È un problema ovviamente generalizzato, però noi siamo qui a parlare di musica e sono obbligato a richiamare l'attenzione su questo aspetto. Quello, la differenza che noi ci auspichiamo da voi è che non sia sempre la solita pantomima dell'associazione o della realtà o del singolo che va a chiedere. Noi vorremmo che voi veniste a chiedere e che insieme si decidesse di dare una linea forte a questa città sul tema della musica, sul tema delle arti, della cultura in generale, ma io credo, sono musicista, quindi permettetemi di spendere qualche parola in più su quest'arte, per quanto sia, come dire, effimere di difficile studio, visto anche che molti che hanno iniziato non sono forse riusciti ad arrivare fino in fondo. Però nonostante la complessità, io credo che in questa città, non in molti altri segmenti culturali, ci siano come base di partenza realtà come il conservatorio e come il teatro sociale, ma come le scuole private, per cui sicuramente quella di Roberta, il Carducci, un'istituzione storica prestigiosissima, uno spazio importantissimo di proprietà del comune, in qualche modo gestito in parte dall'università e gestito a fatica, qui c'è Stefano Lomon, dall'associazione Carducci e molte altre realtà. O si ha la forza di mettere al sistema, inserendo la musica come collante, come filo rosso che deve trainare questa cosa, allora io credo che le forze in questa città, e mi fa piacere vedere tante persone, nonostante il caldo, nonostante il 2 giugno, tutte avevano detto sarete in 10 ad ascoltare questo incontro, invece sono tanti e mi sembra anche un'attenzione partecipata e un'attenzione qualificata. Permettetemi soltanto di segnalare che tra l'ultima e quart'ultima fila ci sono un po' di ospiti orientali, cinesi e credo coreani, che sono studenti del conservatorio di Como. Questo non è un aspetto marginale. Io ricordo quando parlavo con Paolo De Santis un po' di anni fa, che diceva la fatica per portare studenti stranieri all'università, noi al Conservatorio di Como dobbiamo mandarli via. Certo. E siccome gli studenti stranieri hanno un grande interesse per la vita culturale di questa città, certo, partecipano a un dibattito pubblico sul futuro, certo, di questa città. Bravo. Ora io vorrei capire in quale altro settore della cultura si può partire. Bravo. Già così avanti. Questo deve essere valorizzato ed è questo ovviamente quel cambio che vi chiediamo. Posso solo aggiungere, perché sono, diciamo.